Primo appuntamento al femminile di questa mattina a Radio Popolare Roma. Diamo il benvenuto sui 103.3 a Patrizia Terzoni. Buongiorno Terzoni. Buongiorno. Cittadina portavoce, segretaria della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati per il Movimento 5 Stelle, con la quale parliamo di quanto è accaduto ieri con il sit-in che si è tenuto dapprima davanti a Montecitorio e poi davanti al Senato dei rappresentanti, degli esponenti del Corpo Forestale dello Stato, che sono in mobilitazione perché rifiutano la norma contenuta nel decreto Madia, che vuole per ridurre insomma le spese per quanto riguarda le forze di polizia, vuole accorpare nell'arma dei carabinieri tutti i componenti del Corpo Forestale dello Stato, e questo sta provocando grande fibrillazione e grandi proteste all'interno del corpo dei forestali. Sì, devo fare alcune precisazioni, perché non tutti gli appartenenti, gli uomini e le donne del corpo forestale entreranno nell'arma dei carabinieri, ma solo una parte, perché altri andranno nei vigili del fuoco, alcuni nella polizia di Stato, altri nella guardia di finanza e il 50% all'incirca nel corpo dei carabinieri, e tutte le funzioni di polizia ambientale saranno date all'arma dei carabinieri. Si parla di una riduzione sostanziale dei costi, ma in realtà sembra che queste riduzioni non ci siano, ma ci sia addirittura un aggravio di spesa, perché tutti questi queste persone dovranno essere le divise dovranno essere rifatte da nuovo, gli armamenti devono essere rifatti da nuovo, tutto il parco macchine, sia la flotta aerea che i mezzi, devono essere riverniciati, ed in più anche le sedi, le caserne diciamo del Corpo Forestale dello Stato dovranno essere adeguate agli standard dei carabinieri, sempre su questi sedi rimarranno. Noi siamo fortemente contrari a questo provvedimento per diversi motivi. Principalmente è la militarizzazione coatta di queste persone, che quindi da uno statuto civile passeranno ad uno statuto militare, e soprattutto le donne passeranno da uno statuto civile ad uno statuto militare, quindi perdendo molti dei loro diritti. Un'altra questione a noi molto a cuore è il fatto che si andranno a perdere purtroppo tutte le specializzazioni che in questi 200 anni ha caratterizzato il Corpo Forestale dello Stato, perché il Corpo Forestale dello Stato è 200 anni che è presente in Italia ed era una forza di polizia specializzata nella tutela ambientale. Perché diciamo questo? Perché è vero, i carabinieri mantengono queste funzioni, prenderanno in mano queste funzioni, ma i forestali saranno inseriti ad un ruolo ad esaurimento, ed è chiamato proprio ruolo ad esaurimento perché una volta che i forestali passati nei carabinieri andranno in pensione, questo ruolo specifico all'interno dell'arma non ci sarà più. Non ci sarà più, ma continueranno ad esistere noi e in atto questi nuclei specializzati, bravissimi nel loro lavoro, ma purtroppo non sono su tutto il territorio nazionale. Le faccio un esempio: nella regione Marche, la regione da cui io provengo, i nuclei dei carabinieri specializzati nella tutela ambientale sono solo ad Ancona, e non si ha quindi la sorveglianza e la prevenzione ai disastri ambientali o anche ai semplici problemi ambientali su tutto il territorio, mentre attualmente con i forestali l'entroterra ha la propria sorveglianza grazie al Corpo Forestale dello Stato. Nel momento in cui questi forestali all'interno dell'arma andranno in pensione, non avremo più delle persone con una esclusività della funzione, parlo proprio di esclusività della funzione, perché è questa la caratteristica principale che deve avere chi fa tutela ambientale, cioè deve fare solo e unicamente tutela ambientale e non tutti gli altri compiti che hanno normalmente i carabinieri.
Senta Tersoni, questo sit-in è avvenuto in contemporanea praticamente con la presentazione del rapporto Ecomafia 2016, no? E quindi, come dire, questa coincidenza che ci ha sollecitato ad affrontare il problema, tra l'altro tra un po' avremo ai nostri microfoni anche Rossella Muroni, la presidentessa di Legambiente Nazionale, con la quale parleremo dei risultati di questo report. Insomma, nel nostro paese, anche se c'è gente che dice ma guardate che anche persone che fanno parte del corpo forestale dello Stato poi contribuiscono con il loro a creare problemi, no? Si parla degli incendi, dei 400 incendi che ci sono. Devo fare una precisazione. Perché molti, sia a livello mediatico che anche gli stessi politici che stanno portando avanti questa riforma, fanno confondere in maniera secondo me anche volontaria, e quindi è un danno che stanno facendo all'immagine del corpo forestale dello Stato, è quella di confondere il corpo forestale dello Stato, che per statuto è solo ed unicamente nelle 15 regioni a statuto ordinario, con il corpo forestale regionale ed addirittura con gli operai forestali delle 5 regioni a statuto speciale. Ah, quindi, ma io vorrei ribadire. Rimarrebbero in queste regioni a statuto speciale reparti, diciamo così, del corpo forestale, non più dello Stato ma della regione? No, lo Stato nelle 5 regioni a statuto speciale non c'è mai stato, perché da statuto il corpo forestale dello Stato non fa tutela ambientale in Sicilia, in Sardegna e nelle altre regione statuto speciale, ma ci sono da sempre i forestali regionali e gli operai regionali. Ecco, questa è una novità che non conoscevamo e che quindi insomma. Sì, perché spesso e volentieri c'è una mala informazione su questo argomento, tanto che molti politici lo dicono, toglieremo tutti i problemi in queste 5 regioni a statuto speciale togliendo il corpo forestale dello Stato. Ma mentono a tutti i cittadini italiani perché il corpo forestale dello Stato non c'è nelle 5 regioni a statuto speciale. E il corpo forestale regionale per volontà politica rimarrà all'interno delle 5 regioni, e nell'audizione che abbiamo fatto al comandante generale del Corpo dell'Arma, quindi al generale Tullio Dossetto, abbiamo fatto proprio questa domanda. Il DL Madia per principio doveva togliere la sovrapposizione delle funzioni. Contrariamente a questo principio, voi state facendo delle sovrapposizioni delle funzioni nelle 5 regioni a statuto speciale, perché in queste 5 regioni continuerà ad esistere il corpo forestale regionale e voi metterete anche i carabinieri a fare tutela ambientale, quando invece prima questa doppia funzione non esisteva. Quindi adesso ha risposto dicendo: ma in queste 5 regioni a statuto speciale, per non creare problemi di organizzazione, continueranno a svolgere la tutela ambientale i corpi forestali regionali e i carabinieri svolgeranno le funzioni che stanno svolgendo ora. Quindi, io non voglio attaccare i forestali regionali, perché anche loro avranno alcuni all'interno che daranno dei problemi, ma molti sono delle bravissime persone molto professionali, continueranno a fare il loro lavoro e Bosset ha detto loro continueranno e noi non ce ne occuperemo. Quindi se i politici e l'informazione italiana continua a stare su questo piano, sbaglia completamente, perché sta mentendo ai cittadini italiani. Bene, come si è sviluppata poi? Ci dica il percorso finale di questa vicenda. Allora, andrà di pari passo con la sorte del decreto Madia, naturalmente. Sì, c'è una questione che loro stanno accelerando su questo provvedimento. Il governo Renzi e la maggioranza del governo, quindi il Partito Democratico, vuole chiudere al più presto questa riforma, perché vogliono sbandierare questa assurda pubblicità di passare da 5 a 4 posti di polizia, facendo credere agli italiani che ci saranno milioni e milioni di risparmi, quando invece questi risparmi, come vi ho detto prima, non ci saranno. Ma loro vogliono chiudere al più presto e i risultati purtroppo si vedranno tra 2 anni, quando vedremo che ad esempio il rapporto
avvenate che farà all'ambiente non avrà gli stessi risultati, perché poi nell'intervista che farà successivamente si renderà conto che il Corpo Forestale dello Stato, avendo 7.500 uomini e donne, ha scovato il 50% degli ecoreati. I carabinieri, con 110.000 uomini, essendo una forza di polizia non specializzata, ne ha scovati molti di meno, e insieme a tutte le altre forze di polizia hanno fatto l'altro 50%, quindi parliamo del 50% di agorati scovati da solo 7.000 persone. E l'Iter qua dentro si sta accelerando, questa settimana stanno chiedendo i pareri delle commissioni consultive, la prossima settimana chiederanno il parere della commissione referente affari costituzionali e commissione difesa, e non vogliono assolutissimamente applicare una proroga di 6 mesi che è prevista nell'attuale DL missioni in discussione, perché nel DL missioni, quindi un disegno di legge in commissione difesa, è stato inserito un emendamento che dà la possibilità di poter discutere l'applicazione dell'articolo 8 del DL Madia, che è quello appunto dove c'è all'interno anche la riforma del corpo forestale, di 6 mesi. Ma purtroppo questo governo già ci ha detto che quella proroga non varrà per il corpo forestale dello Stato, perché loro vogliono chiudere entro l'estate. Entro l'estate. Sicuramente assisteremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, a ulteriori mobilitazioni da parte dei sindacati di rappresentanza, che ieri erano tutti uniti, no, in questo sit-in. Ieri il governo Renzi e il Partito Democratico sono riusciti in una cosa che non era mai successa, e cioè quella di unificare tutte le sigle sindacali del Corpo Forestale dello Stato, della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Penitenziaria. C'erano anche alcuni rappresentanti della Guardia di Finanza che non li possiamo citare e non sono saliti sul palco, perché essendo una forza di polizia appunto militare non possono partecipare a manifestazioni pubbliche. Okay. Esattamente, questo è uno dei motivi per cui noi siamo contrari a questa militarizzazione coatta di questi delle uomini e donne della, che significherebbe anche una, come dire, una diminuzione del diritto alla parola, no? E per questi cittadini che, non essendo militari, no, possono in qualche modo rendere noto quello che fanno, quello che insomma del compito che svolgono. Perdono una parte della loro autonomia investigativa, perché comunque ora saranno sotto una gerarchia. Una gerarchia, ok. A gennaio 2017 saranno sotto una gerarchia militare. Una gerarchia militare. Grazie allora Patrizia Tersoni. Grazie per le cose che ci ha detto, voi, anche da noi non conosciute, e credo neanche da parte dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici, che magari potranno così anche dare il proprio contributo a questa battaglia che si sta facendo. Ma da quello che capiamo, come ce l'ha raccontato lei, è una battaglia che non potrebbe non dare i risultati sperati. E noi ci proveremo fino alla fine. Grazie Patrizia Tersoni, buon lavoro. Grazie a voi. A risentirci. Buon lavoro anche a lei, arrivederci. Componente segretaria della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati. 103.3.